Ciao ragazzi, come avete visto nell'altro video, stamattina mi sono beccato la neve, quindi ho improvvisato, ci ho attaccato la fotocamera al volo e ho fatto un point of view. Ora vi spiego un po' meglio il mezzo, vi racconto questo che non avevo mai guidato. Eccolo là. Ma che bella la giacca nuova della divisa. Boh. È un 2005 Mercedes-Benz OC500 carrozzato da Dalla Via, famosa carrozzeria italiana. Il motore abbiamo Mercedes 11.800 cc, 260 kW, 4 cilindri, presumo lo stesso che montano gli Integro, due assi, 10,80 m di lunghezza, per cui un po' più corta dei classici Iveco che abbiamo in flotta e degli Integro stessi, larghezza invece 2,55 m, che spesso si sentono, devo dire. Sulle strade strette non è così agile. Quando l'ho preso stamattina pensavo di avere tra le mani un relitto di guerra, non conoscendo nulla né l'anno né niente, però fin dai primi metri fatti mi sono accorto che effettivamente è tutt'altra cosa rispetto agli Iveco, per quanto datato, per quanto abbia quasi 600.000 km. Già dai primi metri si sente che non ci sono tutti gli scricchioli, tutte le cose fastidiose che hanno gli Iveco. Mi sono ricreduto subito, anche se ovviamente è abbastanza vissuto. Gran mezzo, mi ha portato su con la neve a Cesclans stamattina senza problemi. Adesso mi sono riparcheggiato perché ho mezz'ora di pausa nella neve qua a Cavazzo. 20-25 cm di neve. Speriamo di uscirci tra mezz'ora che devo ripartire. Al volo, motore lo conosciamo già bene. Niente da dire, spinge sempre, molto affidabile, consumi discreti per l'età che ha, poi non so se mangi olio o no, quello dovrei chiederlo ai colleghi, ma non penso perché sono motori belli tosti. Cosa mi è piaciuto in particolare di questa macchina è lo sterzo. Ha una sterzata pazzesca, gira praticamente in orizzontale, nonostante sia solo un due assi. Penso abbia un passo molto corto e delle ruote anteriori che sterzano tantissimo. Veramente si manovra in spazi incredibili. Non ha il difetto tipico degli Integro di tagliare tanto sull'interno curva. Mi pare di aver visto che scodi un po', però è una conseguenza abbastanza naturale, avendo il passo corto e lo sbalzo posteriore. Altra cosa che ho notato subito è la seduta di guida molto più alta rispetto alle altre macchine che abbiamo in flotta. È veramente altissimo, sembra di stare sopra un camion e si guarda le altre auto sulla strada dall'alto in basso. Non so se si riesce a notare, però il muso e la seduta sono veramente alti. Ecco, vi faccio una panoramica. 47 posti a sedere, 25 in piedi e il conducente. Avete già sentito il clacson che l'ho già dovuto usare stamattina salendo. È il pulsante giallo sulla leva. Magari dedicherò un video intero alle varie tonalità di clacson dei mezzi. Ve lo faccio vedere un po' da fuori. Allora, apriamo la porta. Eccolo qua, bello parcheggiato in mezzo al bianco. Devo dire che dall'esterno sembra un po' più datato di quel che è. Infatti, stamattina, appena visto, ho pensato chissà che schifezza mi tocca oggi. Invece, poi mi sono ricreduto. È ancora un mezzo veramente valido. Basterebbe una sistematina, adesivi nuovi. Sì, non possiamo dire che tornerebbe attuale. Può ancora dire la sua. Eccolo qua. Ovviamente fari alogeni classici, l'età esternamente si vede tutta, anzi gli avrei dato anche qualche anno in più. In realtà non mi aspettavo neanche che qua a Cavazzo nevicasse. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale poiché in questo periodo ho tante occasioni di registrare, di guidare mezzi nuovi, far tratte nuove, registrare cose nuove come quella di oggi. L'occasione della neve era imperdibile, per cui l'ho presa al volo. Tanto più che ho pochissima gente, causa ovviamente zona arancione. Mi capita qualche corsa vuota, mi capitano pause lunghe,
Non posso neanche andare a bere un caffè al bar perché sono chiusi. Per cui, per ingannare l'attesa, creo nuovi contenuti per il canale e nel tempo libero, ovviamente, mi metto a fare il montaggio. Da questa nevosa giornata è tutto. Dal Mercedes dalla via, una piacevole scoperta alla guida, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, iscrivetevi. Thank you.